sono episodi romanzati, non sappiamo quanto sia vero, quanto ci sia di vero, quanto ci sia di falso, però qualcosa è successo. La cosa principale però che nessuno ha sottolineato, quando lui sta, mi mandava frequentemente dei rapporti a Londra, quando sta nella parte dell'Abruzzo di Foggia, dice queste testuali parole, un attimo che me le trovo, 1860, ecco fatto. Allora, ero ansioso di raggiungere Napoli da Ancona attraverso gli Abruzzi, col proposito di valutare di persona la dominazione italiana nelle province di Vittorio Emanuele, arriva da poco sottratto al re di Napoli. La difficoltà del viaggio consisteva nell'estrema insicurezza delle strade. Lo feci presente al comandante in capo delle truppe di Ancona, che, molto gentilmente, fece in modo che mi fosse fornita una buona scorta soltanto per quella zona, che riteneva la più pericolosa. Viaggiai su una vettura postale fino a Pescara, per la strada costiera, deviando proprio per Chieti, dove rimasi 2 giorni a godermi l'ospitalità dell'ufficiale comandante delle truppe, ai quali consegnai una lettera di presentazione, dandomi Ancona, che doveva provvedere a tale scorta fino a Sulmona. A Sulmona, si trattiene di questo tempo, Sulmona, Chieti, in quelle zone, per un motivo molto particolare. Si stava costruendo una ferrovia per gli interessi inglesi e lui la doveva controllare i lavori che stavano per lì. Infatti mandò a dire: i lavori della ferrovia che avanzano rapidamente, e il generale Cadorna mi assicurò che solo sulla linea degli Abruzzi erano impegnate 14.000 persone. Quindi stava in pieno posto della conquista del Regno di Napoli, in pieno brigandaggio, con i problemi che ci stavano, l'Inghilterra però. Gli inglesi però, che sono gente che parla al solito, non credo proprio come filosofia, pensava a costruire una ferrovia a qualità. Perché? Lo sapete bene, l'impero inglese era sterminato e il pezzo più importante dell'impero britannico erano l'India. Per arrivare in India però bisognava fare tutta la circumnavigazione dell'Africa, quindi spendendo mesi, le merci ci impiegavano mesi. Già sapevano che stava per aprirsi il canale di Suez. Quindi loro fecero la famosa ferrovia, la valigia delle Indie, in modo che Londra, il treno passasse da Parigi, andasse in Piemonte, tutta la dorsale adriatica, arrivata a Brindisi, si imbarcava sulle navi e partiva, attraverso il canale di Suez, partiva per le Indie e tornava a merci dalle Indie, risparmiando cioè, più di un mese e mezzo per il tempo di viaggio, quindi tu stai a parlare dell'economia britannica. E in quel periodo, non a caso, furono fatte una caterva di leggi, tutte a favore per agevolare quanto più possibile questa ferrovia di inglese. Quindi ci sta sempre il motivo economico che muove tutte le cose. Politica e economia vanno sempre d'accordo. Questo è il fatto più importante di questo fatto, che poi, alla fine della sua vita, ripeto, sarà uno dei fondatori del sionismo. Un'altra cosa, è stato anche da queste parti, da Capo e Caserta, nel 1860, prima ancora della spedizione dei Mille, lui raggiunse Garibaldi a Genova. Racconta ufficialmente che perché voleva convincerlo ad andare a Nizza a fare un altro, dove c'era un referendum, se Nizza doveva appartenere alla Francia o meno, come si erano fatti gli accordi. Secondo lui dice: cominciamo con Garibaldi a portare tutte le ordini per l'aria e a riconquistare Nizza, ad evitare che Nizza vada a finire in mani francesi. Dice che Garibaldi poi ci pensò, no, perché altri motivi più importanti mi chiamano in Sicilia. In realtà, a parte che Garibaldi è proprio un burattino nelle mani degli inglesi, quindi faceva quello che gli ordinavano. Quello che gli ordinavano, quello faceva, non si preoccupava. Difficilmente riusciva a pensare alla propria testa. In questo caso, se lui fosse stato veramente amante della propria parte, lui era da Nizza, non ce lo dimentichiamo. Se ce l'hanno descritto i libri di storia, se fosse effettivamente così la sua natura, fosse stata così la sua natura, uno deve capire, doveva andare solamente a Nizza a fare la rivoluzione, a evitare che passasse in mani francesi. Invece disse che gli eventi lo invitavano in Sicilia perché lui doveva liberare. Ma in effetti lui stava sempre a servizio di qualcuno, in particolar modo di Cristo.
E poi, dopo questo fu prima della spedizione Mille, dopo, quando Giacca, il padre del Napoli, aveva risalito la penisola e stava andando quindi a settembre, sta da queste parti, partecipa alla battaglia del Volturno, anzi dovrebbe partecipare, ma evita perché dice, vabbè, già stati i miei compaesani. Infatti nella battaglia del Volturno ci furono molti marinai inglesi che col pretesto di scendere dalla nave, andasse a fare la passeggiata, salendo l'uscita, vengono da queste parti ad addestrare dai banditi con le armi inglesi che loro stesso fornivano per combattere contro i soldati napoletani. Lui dice, no vabbè, allora mi sono ritirato perché in effetti i miei compagni oggi già hanno fatto tutto. E la sera, addirittura, lo fanno dormire nella legge di Caserta nell'appartamento reale. Insomma, purtroppo si era squalificato così tanto la legge di Caserta, ma si hanno fatto persone come questo. Dopo di questo è stato in ogni parte del mondo, quando c'era qualcosa, qualche rivolta che stava per cominciare o accolto sotto bagni da vendere, viene fuori il suo nome. Veramente nei libri di storia non compare. Se avete un'enciclopedia qualsiasi, e c'è scritto Lorenz Oliphant, scrittore, avventuriero tipo che a cui piaceva fare i viaggi, piaceva viaggiare. Ma di queste cose non si trova niente. Le sue lettere, le sue relazioni si trovano solo nell'archivio britannico del Public Record Office di Londra. Ci sono diverse di queste relazioni. Chiaramente, se non pigliavo queste notizie da Londra, non avrei potuto dire quello che sto dicendo adesso. Aspetta un attimo, importante.